Ma guarda, il film nasce anche dal fascino che ho sempre provato rispetto alle storie d'amore. Insomma, feci un amore tantissimi anni or sono e mi sarebbe anche per certi versi sempre piaciuto rifare qualcosa di quel genere. Per cui quando ho pensato questa storia, appunto, tramite l'osservazione di amici, attori e di cose, mi è piaciuto molto subito pensare di raccontare nuovamente una storia che fosse una storia chiusa su due personaggi e basta in qualche modo. Per cui questa, ecco, è stata l'occasione per ritornare a fare un film che mi piace e che farei all'infinito per certi versi, continuare sempre a raccontare storie d'amore se ne avessi da raccontare. E l'obiettivo, vabbè, l'obiettivo è molto utopico, sarebbe quello di far arrivare questo film a più persone possibile, un film divertente, un film che si prende in giro, un film che fa divertire, ridere, per cui insomma mi piacerebbe che lo vedessero tante persone. Io poi in questi 10 anni ho fatto tantissima televisione, quindi tra piattaforme, Rai, per cui insomma avevo voglia di fare una cosa che andasse sparata diretta in sala, al di là del fatto che poi magari non la vedrà nessuno, però mi interessava più per una volta quel tipo di proposta piuttosto che un film che va sulla piattaforma, che magari insomma ne ho già fatti tanti, anche se non film, serie, ma sempre la stiamo. Era fondamentale l'alchimia tra i due protagonisti. Come li hai scelti? Beh, appunto, li ho scelti, appunto, Alessio ha sempre fatto parte di questo progetto perché in qualche modo è un'idea che veniva fuori dall'osservazione degli attori e lui, essendo poi tra i vari attori la persona che ho frequentato di più o comunque ci siamo sentiti di più, abbiamo fatto due serie insieme in questi anni, ed essendo poi lui anche una persona molto ironica su se stesso, è uno che parla molto di sé, racconta, si prende in giro piacevolmente, quindi è facile, stando con lui, raccogliere anche del materiale che può essere interessante, insomma, è poco riservato anche sulle cose più particolari. Quindi è nata, e quindi lui, insomma, è sempre stato presente nel film. E poi attraverso provini, abbiamo fatto tanti provini, io poi cercavo un'attrice siciliana, proprio perché per me era importante che loro fossero due siciliani a Roma e avessero seguito il percorso che tanti di noi che veniamo da fuori abbiamo seguito, e attraverso i provini appunto mi sono accorto che la loro unione generava qualcosa che altre unioni non aveva generato. Ecco, i provini con tante altre bravissime attrici funzionavano, però invece il provino con Barbara aveva una vitalità, una vita, una cosa che di colpo ti conquistava, ecco. È davvero impossibile, secondo te, essere se stessi di fronte alla macchina da presa? No, non è impossibile. Non è impossibile. Credo che sia. Non è impossibile, nel senso, credo che dipenda da te. Se tu vuoi parlare di te stesso, lo puoi fare, ecco, dipende se tu vuoi far vedere, se tu vuoi dare un'immagine di te perché hai bisogno di dare quell'immagine di te, o se invece per te possa essere interessante raccontarti così come sei, ma credo che quello sia più un discorso che tu diventa un gioco intimo tuo, ecco, non credo che tu lo possa fare per un pubblico, anche Facebook, sono comunque, tu ti stai mettendo davanti a un pubblico, grande o piccolo che sia, e quindi credo che tendenzialmente lì ci sia più la voglia di dare un'immagine di sé, però credo che invece possa essere molto interessante parlare di come sei veramente, ma credo che quello diventi più un esercizio psicanalitico che di social, ecco. Gli attori, come quando ti è stato presentato il progetto e quali sono state le maggiori difficoltà visto il meccanismo narrativo insolito? Allora, il progetto mi è stato presentato dalla mia agente, nel senso che è arrivata questa mail, già sapevo che Alessio Vassallo sarebbe stato il protagonista, Tavarelli lo conoscevo da tanti anni, l'ho sempre amato molto come regista e già, insomma, il profilo del personaggio di Lucia era molto, molto chiaro e mi è stato da subito chiaro che era importante il rapporto tra questi due, cioè che il mio personaggio era
si delineava nel rapporto con lui, più che nella sua solitudine. Quindi questo per me è stato chiaro da subito e poi appunto Gianluca mi ha telefonato dopo i provini che abbiamo fatto per dirmi che mi aveva scelta e che cosa rappresentasse per lui questo progetto e quanto ci tenesse a raccontare questa storia. La cosa più difficile che ho, ma devo dire, forse smettere di girarlo, perché è stato veramente, veramente tutto molto fluido. Mi sono molto fidata di Gianluca, perché Gianluca ci ha fatto delle richieste di... ho fatto male, dici? Gianluca ci ha fatto delle richieste di grande spontaneità, anche di un temperamento che non sempre lo schermo contiene, no? Cioè un temperamento irruento, invece appunto ormai spesso ti chiedono di la famosa buttala via, no? Cioè buttala via, di dire le battute in maniera... Invece lì è tutto proprio declamato, è tutto... Cioè la loro attorialità permea la loro natura anche di personaggi. E comunque, insomma, concedersi, ecco, forse questo, cioè lasciarsi guardare anche nella propria animalità, anche nel proprio temperamento più espressivo, è stata questa la cosa più difficile, se vogliamo dire. Ripeto? Sì, me la sono scordata. Come quando ti è stato presentato il progetto? Sì, la maggiore difficoltà. Ma il progetto mi è stato presentato nel senso che con Gianluca, appunto, sono felice perché questo film è la prima volta che mi capita che un progetto nasca da una relazione, da amicizia, anche di lavoro, perché poi abbiamo fatto due serie insieme di Montalbano, ma fatto di chiacchiere, dove io raccontavo delle cose a lui, dove lui raccontava delle cose a me, perché c'è anche, l'hai detto tu, tanto di autobiografico tuo nel film, con l'idea, con la volontà di fare un film. Però era quella cosa che ogni tanto se ne riparlava, però rimaneva lì, perché poi ognuno era preso anche alla propria vita, lui con le sue serie, io con i miei lavori, ognuno con i propri lavori. E poi un bel giorno lui si presentò con la sceneggiatura, senza, perché io gli dicevo, ma stai scrivendo? Lui dice, no, sì, va sempre come Tavarelli, poi è torinese, vago. Un giorno arrivavo proprio con la sceneggiatura, per me quello fu il grande regalo, rimasi proprio sorpreso, colpito, un po' di tempo fa, e quando lessi il film mi innamorai subito, ho detto, cavolo, guarda, avevi in mano una roba, cioè non so come hai fatto, ma sei riuscito a mettere su carta in maniera perfetta, insomma, le tante cose che ci siamo raccontati, che ci siamo detti, i nostri propositi, quindi... È stato molto interessante quando poi ho letto il copione. E poi da lì poi tutto, insomma, è stato un po' più semplice. Però mi ricordo quando lui si presentò con questo copione in mano, che vuol dire che anche in maniera silente, in maniera molto privata, personale, lui ci lavorava magari anche senza dirmi niente, giustamente, perché poi io non dovevo essere, cioè un conto sai all'inizio quando non si parla, ma io poi dovevo fare l'attore, non dovevo essere coinvolto nel suo, giustamente, processo creativo, quindi è stato un po' un colpo di scena, no, questa... Sì, ma poi soprattutto chi ha visto il film capisce perfettamente che quel ruolo lo poteva fare solo lui, quindi è proprio come dire, era una scelta nei confronti suoi obbligata, nel senso che... Grazie della fiducia. Quel tipo, no, però quel tipo di recitazione, di cosa, non è facile da trovare, no? È una roba proprio che lui ha, e le risate, il divertimento che fuoriescono da quel personaggio, fuoriescono proprio perché lui in quello è molto estrionico e aveva una capacità attoriale per quel personaggio specifico che sarebbe stato... davvero impossibile trovare da altre parti, non sarebbe mai stato quel personaggio lì, sarebbe stata un'altra cosa, ma sicuramente quella simpatica cialtroneria, ma anche un po' tragica, un po' cosa, e fa parte proprio di quel suo modo di recitare che non sarebbe stata facilmente rintracciabile da altre parti. Ecco, per questo lui è sempre stato dentro questo progetto e per certi versi è stato pensato su di lui, ma non tanto come vicende sue personali d'amore,
quanto proprio, perché io poi avendo fatto 2 stagioni del Giovane Antalbano, conosco bene il suo modo di recitare, conosco bene quali sono le cose sulle quali lui è inimitabile, no? E volevo fare un film nelle quali tutte queste cose nelle quali lui è inimitabile ci fossero, e infatti le ha fatte in maniera